Santini, una domanda. Lei ha parlato di Israele, ma perché in Israele il primo ministro si dimette indagato per corruzione, in Italia invece il premier fa una legge e blocca i processi? Secondo lei è una cosa normale, democratica? Le leggi le fa il Parlamento. Parlamento democratico, questo Parlamento sia democraticissimo. Ma l'articolo 3 della Costituzione viene rispettato in questo modo? Tutti sono uguali davanti alla legge? Lo vedremo, io credo di sì, sia stato rispettato. L'ultima cosa, Ministro, sì. Secondo lei è democratico che un Presidente del Consiglio possieda giornali, televisioni? Sì. Lei ha fatto una legge sul conflitto di interesse, l'unica cosa che ha comportato è che Berlusconi si dimettesse dalla Presidente del Milan. Beh, è stata fatta dal Parlamento in cui hanno votato tutti, no? È una legge seria secondo lei? Beh, siccome l'ho fatta io credo di sì, se lei pensa che non sia seria io credo di sì. Ma Ministra... è democratico secondo lei controllare l'informazione ed essere un uomo politico? Ministro? Ministro, ci saluti Olmert, grande lezione di stile. Vedo senza vergogna, eh. Onorevole Lamazza, posso fare una domanda? No, una curiosità, si parlava di politica internazionale. Perché in Israele il premier indagato per corruzione si dimette dicendo di essere orgoglioso che il paese lo processi, i magistrati lo processano, invece in Italia il premier imputato per corruzione giudiziaria fa una legge e si dichiara immune? Cioè secondo lei normale? Non è che si dichiara immune, si dichiara non, diciamo, processabile durante il periodo del mandato. Secondo lei è una cosa costituzionalmente... Io quando mi capitò una cosa di questo genere mi dimisi subito dalle incarichi che avevo. A me nel 93 successe questo, lo segretario del mio partito. Ok, delle quattro alte cariche dello Stato chi è sotto processo per corruzione? Una. Sì, potrebbe essere l'una, l'altra o l'altra. Voglio dire, sono ciascun paese ha la sua storia. In Francia c'è un'analoga normativa. Però era capo dello Stato, non capo di governo. Sì, è una cosa che si può discutere. Non so se questa sia la critica principale che si possa rivolgere a Berlusconi. Penso che sia un terreno sbagliato su cui polemizzare con Berlusconi. Quello giusto è il conflitto di interesse? Non è che dico questo, dico però che, come si vede anche da queste vicende di questi mesi, in fondo il Presidente del Consiglio ha fatto bene. Ha sistemato una situazione di igiene a Napoli. Nel 2006, in una situazione economica molto diversa da questa, il Presidente controllava le stesse televisioni, controllava gli stessi giornali e ha perso le elezioni, quindi non è che si possa considerare quella l'anomalia per la quale Berlusconi vince. Io trovo che Berlusconi, il consenso che Berlusconi raccoglie non può essere attribuito al potere anormale che gli ha nel paese, perché se no non le avrebbe vinte sempre. Ma lei ha bocce ferme, da cittadino. Considera democratico e normale che un Presidente del Consiglio possieda televisioni, libri? Beh, io considero che sarebbe molto complicato sostenere una legge che dicesse che chi è in questa condizione non ha i diritti civili. Allora perché uno consente che un attore di successo come Reagan si possa candidare in democrazia? Un attore è uno che ha una popolarità che non dipende dalla politica. Lei dice che dovrebbero candidarsi in politica solo quelli che hanno popolarità politica. Io posso avere simpatia per questa tesi, perché ma non popolarità politica, cioè lei, non controllino mezzi che possono influenzare poi il voto. Un attore amato dalle folle perché ha fatto dei bellissimi o bruttissimi film western, ma che appare in televisione tutti i giorni in quanto attore di film di successo come era Ronald Reagan, è giusto che si candidi? Ma un paragone sbagliato. Può darsi. Però è una celebrità, un altro discorso. Non ha dei mezzi. Ma lei può pensare, ma se questi mezzi ci fossero stati e avessero questa capacità di narcotizzare la pubblica opinione, Berlusconi avrebbe vinto tutte le elezioni dal 93 in avanti, mentre ne ha perse. Quante ne ha vinte? Se lei pensa che la vita democratica sia assicurata in modo, deve essere assicurata da regole che consentono di escludere dalla corsa quelli che possono vincerla, secondo me non è sulla strada giusta.
Questo l'abbiamo.